Siamo a Riccione, il concerto che abbiamo fatto durante le prove, lui pronto per cantare. A me è sembrato un ragazzo anche abbastanza timido, cioè nel cantare si esprime bene, ma poi per il resto molto anche riservato. Mi sembrava appunto molto dolce e eventualmente se si arrabbiava è perché qualcosa che faceva lui non gli veniva bene. Quindi non so, magari provando una cosa così, se non gli veniva bene, si arrabbiava, ma più con se stesso che con gli altri. Ma lui quindi era molto ligio al dovere, insomma, le sembra tuo Secondo me ragazzo. sì, molto serio anche con la voglia di fare bene. Dopo che sono stati iscritti nel registro degli indagati, lei ha avuto modo di parlare con Mirto? Cosa le ha detto? Lui si è confidato dicendo che appunto stava vivendo questa situazione di paura, di terrore, cioè chissà come va a finire, qui io sono indagato, andrò a finire come quelli che sono colpe innocenti, ma messi dentro, e poi mi raccontava episodi di persone che sono state condannate ingiustamente e che sono finite male e viveva con questo terrore. Cioè, proprio, tra l'altro si è tagliato i capelli in maniera quasi militare, mi sono rimasto anche un po' nell'aspetto fisico questo, perché lui era invece con i capelli un po' lunghettini, ma stava bene così. Quindi ecco, questa trasformazione diceva di uno stato d'animo da persona abbattuta. Poi quando è arrivata la notizia dell'arresto siamo proprio rimasti, detto qui c'è qualcosa che non va. Dal carcere mi sono venuti i saluti di Mirto, Mirto ha certo. chiesto di pregare per lui. Ma Sì. Credo che abbia chiesto la Bibbia, ha chiesto di partecipare alla messa, questo sì. va bene, Mirto Milani si professa innocente, pregate per me, ha chiesto una Bibbia, insomma poi vedremo se le preghiere avranno effetto sul suo pentimento, sul fatto di voler raccontare come sono andate le cose, o invece effettivamente è innocente, quindi scopriremo un mondo completamente diverso rispetto a quello che la procura invece di Brescia ha ipotizzato.